Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giù di Muscoli a Vita. Mi è finalmente arrivato il pacco che stavo aspettando. Questo è un pacco da NatureCan, praticamente una compagnia che mi hanno contattato un paio di settimane fa e mi hanno detto: vuoi provare dei nostri prodotti? Io ho chiesto che prodotti sono e mi hanno detto: facciamo CBD. E allora cosa ho fatto? Io mi sono visto i video di Marcella Ascani e del signor Franz che hanno fatto sul CBD, che è praticamente nella pianta di cannabis o di marijuana ci stanno due sostanze, quella attiva che ti fa essere fatto, che è il THC, e ci sta anche quell'altra che non ti fa essere fatto, ma ti dovrebbe rilassare e tranquillizzare, che è il CBD. E quindi ci stanno un sacco di nuove compagnie che fanno questi prodotti. Quindi nel video di oggi cosa voglio fare? Prima di tutto riassumere, secondo la ricerca scientifica, se ha qualche beneficio oppure no per la palestra, e poi voglio anche fare un test numero uno dove provo tre dei prodotti che ho scelto, perché una settimana fa sono andato sul sito, ho fatto un po' di ricerca, visto i prodotti che avevano, scelto i migliori e li proviamo insieme in questo video. Quindi se vi piace vi chiedo di lasciarci un bel like, è un po' diverso dal solito, ma dai. Praticamente allora, da quello che ho letto, secondo la ricerca scientifica che è stata provata in popolazioni che vanno in palestra, quindi ad esempio me, ad esempio voi, in realtà il CBD, se vanno a vedere i marker di performance, tipo la qualità del sonno, quanto la performance proprio in palestra, queste cose qua non sembra aiutare tantissimo. Quindi automaticamente, se noi vediamo nel complessivo la ricerca scientifica sul CBD e l'integrazione col CBD, non sembra portare dei benefici teorici per la palestra. Però una cosa che si nota in letteratura è che se tu sei sano, magari non noti benefici, ma se sei una persona con dei livelli di stress cronico oppure acuti molto alti, ad esempio siete studenti con degli esami, l'integrazione col CBD potrebbe aiutarmi un attimino, uno, a rilassarmi un po' di più, due, a ridurre i livelli di cortisolo, quindi appunto di stress, tre, vi potrebbe aiutare a dormire meglio. E quindi in breve, per la palestra non ci sono dei risultati, non dovreste integrare col CBD, non c'è nessun miglioramento se siete già sani, ma se siete persone con dello stress molto alto, acuto oppure stress cronico, quindi avete un'ansia, siete persone ansiose, qua è quando il CBD potrebbe aiutarvi. Beh, detto questo, io direi spacchettiamo. Ok ragazzi, allora noi ci siamo, spacchettiamo un po' questo pacco e vediamo che c'è dentro. Mi sa che non si apre così. Ok, allora vediamo un po' cosa c'è qua dentro. Allora, tutto impacchettato bene. Number one, CBD infused nut butter. Questo è burro di CBD con 90 mg di CBD per 180 grammi, quindi per 15 grammi, che sarebbe la porzione, sono 85 calorie, quindi ci dicono tutti macro, e 7,5 mg per porzione di CBD. Secondo prodotto sono i 300 mg hemp oil coated gummies, quindi questi sono tipo Haribo gummy bears, gli orsetti di gomma. Prende 1 o 2 gummies 2 volte al giorno per gummy, quindi 2 volte sarebbero 20 mg, quindi la dose di questo è un pochino più alto della dose di questo qua per porzione. Poi vediamo che altro ci sta. Olio 15% CBD, quindi anche qua se prendo 5 drops sarebbero intorno ai 30 mg di CBD. E poi qua ultima cosa, Muscle Balm Cooling Menthol. È diciamo una crema da massaggio per il recupero muscolare. Chissà se funziona effettivamente. E ok ragazzi, quindi qua abbiamo i quattro prodotti. Diciamo che questo, che è il balsamo, diciamo, da massaggio per il recupero muscolare, non lo possiamo mangiare, quindi lo lasciamo per ora da parte. Poi abbiamo l'olio, che è fondamentale, e questo dovrebbe essere quello più forte. Poi abbiamo il hemp oil, i gummy bears, e anche questi sono abbastanza forti. E poi per ultimo abbiamo il butter, che anche questo, diciamo, è forte, ma dovrebbe essere il meno forte. Quindi qua abbiamo la possibilità, nei prossimi 3 giorni, direi le prossime 3 serate, di provarli dal meno forte al più forte. Vediamo un po' come va. E ragazzi, siamo tornati, è la prima sera, vogliamo provare uno di questi prodotti. Io pensavo di partire col prodotto, diciamo, più sciallo in assoluto. Sam invece aveva detto: partiamo con quello forte. Sì, andiamo con quello forte perché credo. Ah, sono in Ci sta, un'intervista. Pensavo quello forte perché tanto arriviamo al terzo giorno, che se prendiamo quelli che non sono forti, poi comunque non lo sentiamo. ok, diciamo una cosa, abbiamo aspettato apposta appena prima di andare a dormire, così siamo già un pochino più tranquilli e vogliamo semplicemente vedere se c'è effettivamente un effetto diverso. Allora io farei una cosa, dato che siamo indecisi se fare quello forte, Facciamo quello e mezzo. facciamo quello e mezzo, giusto? Quindi ci facciamo questo qua, che sono i gummy bears, quindi ognuna è di 10 mg e dice di farsene due, quindi ce ne dobbiamo fare due a testa e saranno 20 mg di questo CBD. Apri un po'. Fagli vedere la telecamera, non vede niente.
Sarà vita. Ah, carini, sembrano i gummy bears quelli normali. Oh, sono pure colorati. So se ci... Oh, due. Sono fruttati, sono fruttati. Vabbè, proviamo. Cheers. Beh, cheers. Guarda, bravo. Vai. Un po' si sente. Cosa si sente? Si capisce che non sono gummy bears normali, eh. Sicuramente ci sarà qualcosa. Però buone. Molto, molto saporite, ragazzi. Noi facciamo passare un'oretta e vediamo come ci sentiamo. Un'ora ci mette. No, il problema è che non sappiamo nemmeno com'è l'effetto. Infatti. Quindi io direi, noi andiamo a dormire e domani mattina diciamo. Se ci siamo sentiti un po' meglio oppure no. Io già lo dico adesso, secondo me non sentiremo niente. Vabbè, vediamo. Benvenuti al day 2. Sono passate 24 ore da ieri e diciamo che io mi sono sentito abbastanza rilassato e tranquillo. Abbiamo detto che molto probabilmente potrebbe essere placebo. Probabile. Però entrambi di solito la sera, sia io che Sammy, siamo abbastanza... ci mettiamo un po' ad addormentarci. Invece ieri sera, letteralmente alle 11, appena dopo, non si è sentito più niente, siamo andati a letto. Sì, stessa cosa, credo che era il placebo, però... E come avevo detto a Jimmy, ero fatto un nap di quasi 2 ore ieri, dalle 4 alle 6, che di solito... Un nap sarebbe un pisolino pomeridiano. Sì, e di solito comunque se faccio quelle cose poi ho difficoltà ad andare a dormire, ieri sera invece sono andato... Sì. Quindi, ieri abbiamo fatto, vi ricordiamo, questi gummy bears e la dose era 20 mg. Adesso invece vogliamo passare oggi a fare questo, che è quello più forte, che sono... è l'olio al 15% di CBD, praticamente... Dobbiamo prendere 5 goccette, sono oltre 30 mg, quindi la dose è una volta e mezza quella di ieri, e dobbiamo lasciarla nella lingua, nella bocca, per un minuto prima di deglutire. Ok? Sei pronto? Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok, quindi è una di quelle boccette che... Se mi tieni, te la lascio fare. 5 cose sotto la lingua. Sotto la lingua. Sì. Oh! Ha fatto! Ma che ne so io? C'è scritto, ragazzi, di non prenderne più di 15, lì a me sembrava, non sei un pazzo, un minuto, metti il timer, un minuto, fagli vedere il timer, ragazzi, uffa, è vero, guarda quanto cade, mamma mia, buono, è forte, cazzo. Vabbè, ci vediamo fra un minuto. Ok, io ho ingoiato. Beh, devo dire che... Come? Il sapore sa, dico solo. Ma come fai? Ok, ragazzi, timer andato. Sì, il sapore è bello. Sa, ecco, diciamo quello. È forte. Molto. Vabbè, ragazzi, questo è tutto per day 2. Noi probabilmente, se succede una cosa incredibile, vi aggiorniamo dopo. Sì, se siamo stremati sul letto. In teoria non dovrebbe far niente, dovremmo solo essere belli rilassati. Vi faremo sapere. Secondo me c'è il saporaccio, sì, sta cosa. Ma è erba, cazzo. It fucking tastes like weed. Like bad weed, è andata male, tipo la canna quella là dell'erba, tipo, cioè... Secondo me è tipo, cioè, secondo me con una... questo è quello che fanno le mucche che mangiano, tipo, l'erba, no? Per quello che ci mettono mezz'ora e fanno di tanto cagare. È forte, molto forte. Vabbè, speriamo che siano forti gli effetti. Gummy bear sicuramente. Gummy bears col burro. No, allora, Sammy dice, anche se c'era scritto consigliato di non fare troppe cavolate... Sammy dice di provare il burro, faglielo vedere però. Questo è probabilmente burro da mettere sui toast al posto del tipo, che ne so, al posto del peanut butter o qualcosa così. Al posto del burro di arachidi. Oddio. Oh, madonna. Sì, questo lo devi mischiare però. C'è un casino di olio. Sì, lo devi mischiare. No, devi mischiarlo. Per forza. Mischia. Vediamo. Mischia. Difficile mischia. Sì, tanto non è molto forte, è solo 7.5 mg. Ecco. Vai. Oh. Di che sa? Buono. Oh, buonissimo. Vabbè. Molto buono. Dai.
E allora ci sentiamo fra un po' noi. Ragazzi, io volevo terminare qua il video. Come avete visto, in queste ultime due sere ho provato questi prodotti CBD. Devo dire che non c'è niente di magico, non c'è niente di speciale. Soprattutto la ricerca scientifica non supporta l'integrazione di CBD, almeno per quanto riguarda la crescita muscolare. Quindi se siete interessati ai benefici in termini di allenamento e diciamo performance in palestra, non ci sono degli studi a supporto. Detto questo, la mia esperienza, quindi che conta come N uguale a 1 oppure con Sam, quindi N equals 2, con due soggetti su due individui, noi personalmente già dopo due giorni io mi sono sentito più rilassato e meno stressato, ma potrebbe solamente essere un effetto placebo, come ho detto anche ieri. Un'altra cosa sicuramente, dormo più profondamente, non mi sveglio durante la notte. Adesso non so se questo equivale a una qualità del sonno effettivamente migliore, perché su questo non lo so. La mia sensazione dopo solamente due giorni è che mi sento un pochino più rilassato, e questo mi fa molto piacere, soprattutto perché l'anno scorso ho sofferto di stress, non me ne ero nemmeno reso conto. Quindi automaticamente, dato che alla fine faccio un sacco di cose da solo, faccio YouTube, faccio il coaching online, quindi a volte effettivamente mi stresso tanto e non me ne accorgo nemmeno, e se devo lavorare 12 ore al giorno, 15 ore al giorno, lo faccio senza pensarci, senza nemmeno rendermi conto che in realtà possa avere un effetto negativo. Quindi io col CBD pensavo, ditemi voi se siete arrivati qua, cosa ne pensate nei commenti, pensavo di continuare a prendere ogni sera per 30 giorni e vedere se effettivamente non c'è solo questo effetto acuto che magari è solo placebo, ma vedere effettivamente se con una, diciamo, integrazione di 30 giorni di CBD ci sono miglioramenti oppure no in tutti gli altri termini. Quindi non solo stress perché magari è placebo, ma effettivamente mi sento più rilassato, più tranquillo e vivo più felice. Questo era un esperimento, io spero che vi sia piaciuto un contenuto un pochino diverso sul mio canale. Fatemi sapere se siete arrivati fino a qua, se è così, se ne volete altro, se volete vedere un esperimento di 30 giorni. Lasciateci un like, please, se vi è piaciuto questo video, ovviamente. Lasciateci un dislike se non vi è piaciuto. Commentate, iscrivetevi al canale se siete nuovi. Io vi ringrazio a tutti e vado a farmi CBD. Let's go!